Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Si sono scontrati in televisione il governatore del Friuli Venezia Giulia della Lega Fedriga e Manilo Di Stefano. Possiamo annoverarlo tra quelli che possiamo definire i grandi odiatori di Matteo Salvini. Tutto va in onda sulla 7. Ma questa volta il Manilo dice che in Europa tra i partiti di riferimento della Lega ci sono i partiti fascisti e nazisti. Ricordiamo a Manilo, se ci ascolta, caro Manilo, ti scrivo così mi distraggo un po', il partito fascista non esiste perché è vietato dalla Costituzione. È vietato il ricostituirsi in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma del disciolto Partito Nazionale Fascista PNF. Tantomeno esiste il partito nazista. Quindi dire che la Lega, tra i partiti di riferimento della Lega ci sono i partiti fascisti e nazisti è falso. Falso, non ci sono. Puoi dire che magari ci sono dei partiti che fanno riferimento, ma dire che c'è il partito fascista e il partito nazista non è vero. Ma lui, il Manilo Di Stefano, braccio destro dell'uomo che sussurra al virus, voi sapete che l'uomo che sussurra al virus è Luigi Di Maio, il potente ministro degli esteri, si scaglia contro Massimiliano Fedriga, presidente della regione Friuli Venezia Giulia. Loro sono in onda in una trasmissione che si chiama In Onda sulla 7, trasmissione condotta da Luca Telese e David Parenzo, quell'altro fenomeno di David Parenzo. Si sono scontrati parlando di alleanze in Europa, cosa che in Italia di alleanze in Europa non gliene frega niente a nessuno, ma nessuno vuole anche sapere di alleanze in Europa. Diciamo che il tema sulla politica europea riscontra uno scarsissimo interesse nel pubblico italiano, nel senso a nessuno gliene frega proprio nulla di quello che fanno in Europa, ne non sappiamo neanche coalizioni, partite, ma di che cosa stanno parlando. Ma secondo l'esponente dei 5 Stelle, Matteo Salvini è colpevolmente troppo vicino a leader di estrema destra come Marine Le Pen e Viktor Orban. Ma attenzione, Marine Le Pen in Francia è come Giorgia Meloni in Italia. Io non li definirei estrema destra. Destra, si chiama destra. L'estrema destra, senza che nessuno si offenda, e credo che non possiamo definirli Casa Pound, Forza Nuova, quella è l'estrema destra, ma la destra, come Marine Le Pen o come Viktor Orban, non è estrema destra, è destra, semplicemente destra. Spiegatelo al Manilo. Quindi il sottosegretario agli esteri dice chiaro e tondo che la Lega è vicina a politiche fasciste e naziste. Ma il governatore del Friuli Venezia Giulia replica a Manilo Di Stefano che abbiamo già conosciuto in passato. Come si dice, hai voluto la bicicletta pedala? Questo è quello che passa al convento. Nel senso, i 5 Stelle sono arrivati al potere, sono entrati in Parlamento perché sono stati eletti dagli italiani. Non è che si sono impossessati del Parlamento, sono stati eletti dagli italiani. Quindi possiamo dire che il Parlamento di oggi rispecchia quello che sono gli italiani. Quindi nel Parlamento, che è lo specchio della società, ci sono le persone intelligenti, le persone non troppo intelligenti, ci sono le persone che hanno studiato, le persone che non hanno studiato, le persone che hanno esperienze di lavoro, quelle che non ce li hanno, e ci sono i complottisti, i terrapiattisti, ci sono, non lo so, i Novax, i Sivax, i Notav, Sitav, Notip, Tap, Cip, Ciop, Tricotraco. C'è dentro il Parlamento adesso rappresenta quello che è l'Italia. E
E quindi non è più come in passato, dove in Parlamento sì, c'erano i rappresentanti degli italiani, ma c'erano dei rappresentanti però di un certo tipo, nel senso che prima di arrivare in Parlamento dovevi sgomitare partendo dalla sezione di partito del paesello per poi fare un passo avanti, un passo avanti, un passo avanti, fino che, come Like Glender e Glander, ne resterà soltanto uno. Ecco, ne resterà soltanto uno. Uno solo poi arriva al vertice, ma arriva al vertice non per fortuna, che beh, quella ci vuole sempre. Arrivi al vertice perché hai delle capacità diverse, da capacità politiche, capacità a relazionarti. Diversi tipi di caratteristiche personali ti portano al vertice di un partito. Adesso per arrivare nei partiti abbiamo visto l'esempio dei 5 Stelle che non è servito, non è esistito il fatto di dover sgomitare nelle sezioni di partito anche perché non ce le hanno. Quindi molti sono arrivati in Parlamento, in Senato, a volte per puro caso, per coincidenze, per fortune sommate, non certo per capacità relatorie, capacità curriculum, esperienze lavorative. E quindi adesso ci troviamo i Manilo Di Stefano, ci troviamo Toninelli, ci troviamo l'uomo che sussurra il virus, ci troviamo Lazzolina, ci troviamo tanti personaggi che avete visto la figuraccia dei 5 Stelle che hanno dato dell'ignorante alla Meloni spiegandogli il raggio, il 314 pi greco, un sacco di fregnacce che la Meloni ha detto adesso vi spiego io, gli spiego un po' ai grilloidi, dice, agli scienziati grilloidi la geometria di base. Hanno fatto delle figure, Lazzolina che dava dell'ignorante a Salvini quando lei non sapeva. Era lei che non sapeva come si scrive plexiglass, e Di Maio che parla, al posto di dire la parola corretta, chiama virus. Cioè, abbiamo delle persone, un certo numero consistente di persone in Parlamento che hanno un livello culturale, di cultura generale, di preparazione, di curriculum bassissimo, no? Però questo è la differenza. A differenza di qualche anno fa, questo è lo specchio del paese. C'è di tutto adesso nel Parlamento. Quindi, per arrivare nel Parlamento adesso non devi essere uno che ha sgomitato per 20 anni in una sezione di partito. Adesso ci puoi arrivare in diversi modi, no? Ed essere chiamato onorevole, magari non sai fare neanche uno più uno o coniugare un verbo al presente e non hai nessuna esperienza di lavoro e ti chiamano onorevole o senatore, eccellenza, eccellenza, fantastico, eccellenza, santità. Ecco, a parte gli scherzi, prima si arrivava in Parlamento in un certo modo, quindi tutti i rappresentanti del popolo che c'erano in Parlamento avevano un certo livello culturale, un certo livello di ipocrisia, un certo livello di faziosità, un certo livello in tutto. Adesso in Parlamento il certo livello in tutto non c'è più, c'è qualcuno che ce l'ha e qualcuno che non ce l'ha. Quindi il Parlamento adesso rappresenta proprio così com'è l'Italia e ci troviamo poi queste scene non solo in televisione, ma dappertutto, dappertutto. E così, dicevamo, Fedriga risponde al Manilo dicendogli: "Mi scusi, allora i partiti francesi come Le Pen, ma se io fossi Emmanuel Macron manderei una bella letterina al governo italiano, visto che il sottosegretario agli esteri dice che un partito democraticamente eletto nel mio paese è nazista. E Di Stefano, quando arriva la letterina, risponderemo. Federica, non si preoccupi." Che tristezza. C'è un sottosegretario agli esteri che dice che un partito democratico eletto in Francia è nazista. Capite? Capite il livello che vi raccontavo prima? Il livello? Ecco, il livello è proprio questa. Ma Federica ricorda Orban, che ha votato insieme a lei, al suo partito, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Ricordiamolo, è un nazista? Prendiamone atto. Questo è ciò che dice il sottosegretario alla Farnesina del governo italiano. È un bel problema. Lei ama fare
dei voli pindarici su cose che non sono uscite dalla mia bocca? La controreplica dei 5 Stelle, alla quale Fedriga risponde così: No, io ripeto le sue drammatiche parole da sottosegretario agli esteri. Ha detto che siamo alleati con i nazisti. Fa ridere anche ripeterlo, eh? L'ultima battuta se la prende il Manilo di Stefano, che ribadisce il concetto, glielo ripeto, tra i partiti di riferimento della Lega ci sono partiti fascisti e nazisti. Ecco, questo è per farvi capire che il Manilo di Stefano, sottosegretario agli esteri, onorevole, non ha capito delle semplici dinamiche, quella che gli diceva Federica, guarda che tu, un rappresentante delle istituzioni, non puoi dire certe cose, ma lui, il Manilo di Stefano, non l'ha capito, ma non lo capirà neanche nei prossimi giorni. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e siamo anche nella pagina di Facebook Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.